Ciao amici, oggi vi voglio parlare dei vitalizi nella regione Molise, perché c'è stata troppa disinformazione sulla linea politica che l'Italia dei Valori ha tenuto e terrà. Iniziamo a capirci. La regione Molise a gennaio 2012 approva il bilancio e Iori e la sua maggioranza decidono di tagliare i vitalizi agli ex consiglieri regionali del 25%. Noi avevamo chiesto di toglierli, poi per una questione di diritto acquisito non si poteva, però si poteva decidere sul quantum da dare agli ex consiglieri regionali. Noi abbiamo chiesto il 50% in meno, alla fine è passato il 25%, che è già un segnale. E inoltre sono stati tolti i vitalizi ai neoconsiglieri regionali. Quindi in tutta Italia solo 11 politici oggi hanno rinunciato volontariamente al vitalizio e sono i neoeletti della decima legislatura nella regione Molise, quindi il sottoscritto e altre 10 persone. E basta, non esiste altre persone che hanno rinunciato al vitalizio, sia chiaro. Che succede però? Iorio e la sua maggioranza, da furbacchioni, arrivano adesso all'inizio di agosto, fine luglio, inizio di agosto, e presentano in consiglio regionale, e ricordiamoci che in regione Molise il consiglio regionale è depotenziato in quanto il TAR ha annullato le elezioni regionali, e quindi ci possiamo occupare di argomenti straordinari ed urgenti che abbiano questo carattere, non di altro. Allora che fanno? Si va in consiglio e presenta una proposta di legge 32 di modifica alla finanziaria 2012. E all'interno di questa PDL, composta da 6 articoli, anzi 8 poi in approvazione, inseriscono l'articolo 2 e l'articolo 5, che sono due furbate, perché gli altri articoli rivestivano carattere di urgenza in quanto aspetti tecnici impugnati dal governo centrale, per cui si rischiava di bloccare la finanziaria e allora si doveva fare questa variazione. Però in maniera furbesca hanno inserito due articoli, l'articolo 2 e l'articolo 5. E cosa dicono? Nell'articolo 2, emandato poi da Iorio, si cancella il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali del 25%, si cancella completamente. E l'articolo 5 ridà in pratica 20.000 euro all'anno in più ai dirigenti che erano stati tolti nella finanziaria a gennaio. Allora, io e Frattura abbiamo sollevato un'eccezione, abbiamo chiesto una pregiudiziale dicendo: guardate, questi due articoli non rivestono né carattere di urgenza né di indifferibilità, quindi vi chiediamo di non trattarli perché nessuno li ha impugnati e nessuno ne ha fatto una questione, quindi perché trattarli adesso? E la nostra pregiudiziale sarà bocciata dalla maggioranza, con i voti della maggioranza, e si è andata alla votazione della PDL 32 articolo per articolo. Noi abbiamo votato contro l'articolo 2 e l'articolo 5, che è quello che reintroduceva i soldi ai dirigenti, e alla votazione generale della proposta di legge 32, noi dell'Italia dei Valori abbiamo abbandonato l'aula, quindi abbiamo votato contro il ripristino dei vitalizi con il 25% in più, abbiamo votato contro i soldi in più da dare ai dirigenti e alla votazione finale siamo usciti. Questo è un passaggio fondamentale perché molti ci hanno speculato sopra. Siamo usciti perché se rimanevamo in aula e votavamo anche contro, mancavano i presupposti per poter fare ricorso al TAR e mandare tutto alla Corte dei Conti, perché comunque il nostro voto sarebbe stato di avallo a questa situazione e noi non potevamo permetterci, né volevamo essere complici di questa porcata. Ecco perché abbiamo abbandonato l'aula, ecco perché adesso insieme a Paolo Frattura abbiamo incaricato gli avvocati e abbiamo presentato ricorso al TAR e alla Corte dei Conti, un esposto sulla PDL 32, l'articolo 2 e l'articolo 5, e siamo convinti di riuscirla a bloccare questa porcata, sia chiaro. Ora, è stato giusto oggi fare questo video e chiarirvi la posizione dell'Italia dei Valori, perché troppi parafurbi ci stanno mangiando sopra su questa situazione. Come credo che sia anche giusto spiegarvi che nei consigli di amministrazione delle partecipate della Regione Molise e delle controllate della Regione Molise ci vanno elementi di maggioranza e di minoranza,
E grazie a Dio che ci vanno pure gli elementi di minoranza, altrimenti ve li immaginate partecipate e controllate solamente dalla maggioranza, che succede? E in questa situazione le minoranze fanno i propri nomi e mettono persone capaci e competenti che possono controllare e vigilare sull'operato della maggioranza in queste partecipate. E l'Italia dei Valori ha fatto un nome riconoscibile, che non poteva essere sotto traccia e pensare a qualche inciucetta. Abbiamo messo il segretario provinciale di Campobasso dell'Italia dei Valori, avvocato Mimì De Angelis, persona stimata, professionale e con le mani pulite, a controllare Fin Molise SRL, perché ci sono i soliti parafurbi che dicono che noi inciuciamo con Iorio, quando non è così, quando abbiamo messo una persona lì a controllare quello che fa Iorio. E allora, amici, vedete la disinformazione? Io non so questo video a quante persone arriverà, ma cercate di diffonderlo, perché dobbiamo fare capire qual è la linea dell'Italia dei Valori sui vitalizi. Sempre in tema di partecipate, vi voglio parlare di uno scandalo enorme che sta nella Regione Molise. La Regione Molise ha 45 società partecipate e controllate, e di queste 45 società ce ne sono circa una ventina inutili, che non servono proprio a niente, che sono anche dei doppioni sul territorio, come l'Agenzia del Turismo, come il CORAI, che sono uno scandalo. E noi abbiamo già proposto una finanziaria di toglierle, ce l'hanno bocciato, ma se riuscissimo ad andare al governo con la sentenza di ottobre, sicuramente molte di queste sparirebbero, e tutti questi consigli di amministrazione e i loro costi. Vi faccio un esempio su tutti per farvi accapponare la pelle di queste società. Aeroporti Molise SPA, una società nata nel 98 che doveva costruire un aeroporto in Molise, e dal 98 a oggi non ha prodotto mai un atto, non ha prodotto mai nulla. È semplicemente un carrozzone che costa 122.000 euro all'anno da pagare al CTA, che non serve assolutamente a nulla. Calcolate che questa Aeroporti Molise SPA è in liquidazione dal 2010, e il commissario liquidatore dal 2010 ad oggi non ancora riesce a liquidare se stesso, perché non c'è nessuna struttura, non c'è niente, mezzi, uomini, torri di controllo, non c'è nulla. Addirittura abbiamo presentato 3 interrogazioni regionali per sapere cosa vogliono fare con questa società, cosa ha prodotto, quali atti ha prodotto. Non c'è stata mai nessuna risposta. Abbiamo presentato solleciti a queste interrogazioni e nessuna risposta. Siamo riusciti a sapere tramite il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori a Roma, dal ministro Passera, che in Molise non è previsto nessun aeroporto, né era previsto né sarà mai previsto. E l'ENAC ha detto che non è previsto, che non ci sono i dati tecnici per fare un aeroporto, semmai un aviosuperficie, ma non un aeroporto. E allora, perché teniamo aperte queste società? Perché continuiamo a pagare questa gente 100.000 euro all'anno? Perché? Allora, ecco che noi proponiamo di chiuderle, e abbiamo chiesto a Iorio nell'ultimo consiglio regionale: la vuoi chiudere sì o no? Dai, abbiamo prestato una mozione dicendo chiudiamo l'aeroporto. Beh, hanno usato la furbata che Iorio non c'era per non parlarne e rimandarla a settembre, ottobre. Non vogliono parlarne, ma perché? Questi sono i punti che dobbiamo chiarire, sono i punti che non passano nell'informazione pubblica e che cerchiamo tramite la rete di farvi arrivare. Grazie.